insomma anche affranto dopo aver fatto il gol. Non esulta, no, dai. Il gol non esulta, però poi Berlusconi gli compra la macchina nuova, certo, dopo il gol. Parolo, oggettivamente, se la Lazio porta a casa questa partita non potrebbe mancare il gol di Parolo, perché comunque abbiamo visto che il Napoli, io ho fatto caso, perché dico Parolo? Perché ho fatto caso che comunque il Napoli spesso prende il gol dai centrocampisti, e siccome è Parolo è un giocatore, bravo, che si inserisce molto bene, oggettivamente o c'è un problema negli schemi di Benitez o soffrono particolarmente inserimenti del centrocampista che parte o largo a stringere o comunque va a finire al centro. Parolo è molto abituato, quando fa finta di scaricare poi cerca di saltare l'uomo e tira fuori questi tiri, oppure sì, va a raccogliere, esatto, a rimorchio le palle che vengono dal fondo. E siccome Candreva da un lato e lo stesso l'abbiamo visto contro la Roma è in formissima, aiutami, lo stesso Stefano Mauri, anche no Mauri no intendevo Anderson, ah Felipe, Felipe Anderson. E magari Parolo potrebbe essere quel giocatore che a rimorchio va a raccogliere queste palle basse verso il limite dell'area di rigore. Ma tu dici che Stefano Mauri non ce la fa a fare un gol? No, io Stefano Mauri ha gettato il cuore oltre l'ostacolo al derby e io credo che si sia, ah ok, non si ripeta, diciamo, non che non sia un buon giocatore, peraltro l'avevo anche detto che probabilmente sì, poteva sì, essere, no, perché l'ho già letto il nome, l'ho già letto il nome di Mauri più volte nelle due scommesse, però questa settimana non c'è. No, questa settimana non c'è perché io credo che Parolo possa fare la differenza, ha più chance. Poi del Torino Martinez, non solo perché ha segnato in Coppa Italia e anche l'altra volta quando aveva segnato in campionato, poi aveva risognato altre due volte nelle settimane successive, poi si è perso, quindi alla tenendo conto degli umori di questo giocatore, siccome in questa settimana ha fatto gol, secondo me rifarà gol e anche lui dalla panchina, però perché non lo danno titolare, lui entra e realizza, secondo me, okay, secondo me. Eder della Samp, nonostante che danno titolare, io do la Samp in sofferenza, quindi io ho sacrificato la Samp rispetto al Parma in questa settimana, però io non credo che sia una partita che sia da 0-0, secondo me finisce 2-1, sì, anche per e quindi Eder o su rigore o su azione possa realizzare. Mi sono dimenticato, eccolo qui, Lucarelli è un'altra ultra scommessa alla Cigarini, difensore del Parma, diciamo che non la, Cristiano in realtà la dico soltanto non perché è un mio a casa sua sul divano, è un mio pallino, perché comunque è un difensore di quelli che ogni tanto fa gol, ma se lo prendi in una quota molto alta su insomma ti fa ridere. E poi c'è il centravanti del Verona, appunto, proprio perché per me Juve Verona finisce gol, secondo me è l'unico che può segnare alla Juventus, peraltro facendo lo svitarecchie come il suo gesto quando realizza, è proprio Luca Toni. Carlitos Brigante, prima di, visto che si è parlato, non rifirma, giocherà, farà gol Carlitos Brigante e non solo, e poi tutta la settimana si parlerà, ah Brigante, grande professionista, nonostante ha pensato Brigante di tornare in Argentina, esatto, continua a segnare la Juve, questo è un grande giocatore, grande professionista, grande carriera, lo proporranno per il prossimo pallone d'oro, perché adesso, siccome l'ha detto qualcuno di Totti, adesso bisognerà tirar fuori necessariamente qualche giocatore della Juventus per fare questi, sempre alimentare questo finto dualismo, anche perché sulla politica calcistica queste due squadre, esatto, stanno insieme e noi si è lasciato un po' andare il Rubentus, però all'ascolto per la Juventus, scusate, è stato è stato una defiance, no assolutamente non è una defiance un lapsus serale. Io direi un applauso al nostro Davide. Ma per forza. Assolutamente.
stasera in grande comunque, comunque dato la Juventus vincente, insomma, signori, vincente. Io rispetto la Juve e l'ho dimostrato assolutamente, la fucilata la onoro sempre. Ecco che hanno rotto l'acquario di Radio Roma Futura. Esattamente. Allora, andiamo avanti. E per chiudere, ecco, dopo i marcatori che ricapitoliamo: Palacio dell'Inter, oppure Palacio, ecco, Bertolacci del Genoa, a destro della Roma, Cicarini Atalanta, Caglion del Napoli, Bonaventura del Milan. Parolo va in rete, secondo il nostro Davide Di Cosmo, per la Lazio, Alessandro Lucarelli del Parma, Martinez del Torino, Eder della Sampdoria, con Toni dell'Hellas Verona e Tevez, brigante della Juventus. Esatto. Passiamo invece all'ultimo. Attenzione. I portieri imbattuti, Davide. Allora, io prima di passare all'ultimo, io ho dato una rosa di nomi sui marcatori. Se volete do la giocata, certo, che io farei tra questa rosa di nomi, che la reputo tra i papabili, perché è sempre bene fare questo. Io, se devo fare una giocata secca, senza girare, quindi senza andarmi a cercare la grandissima sorpresa, io questa settimana giocherei Palacio, Bertolacci, Toni, Tevez e Bonaventura. Questi, secondo me, sono i cinque marcatori che possono farvi portare a casa qualcosina. E oggettivamente giocate con moderatezza, con grande pacatezza, con divertimento, spizzata. Io per questo dico sempre: giocate delle piccole quote, magari fatene più di una, se siete convinti, non siete convinti, decidete 3-4 squadre un po' più carine, un po' più che reputate più sicure, e poi magari ci potete mettere un risultato a girare che potrebbe far alzare la quota. Allora magari, però sempre molto molto moderatamente, esatto, molto molto moderatamente, con responsabilità. Poi, qualora in questo peraltro è anche un metodo che ti permette di mettere, di magari di prendere qualche giocata strada facendo, allora a quel punto vi farete i conti e vi assicurate di intanto di avere questo piccolo tesoretto da poter reinvestire durante tutto l'anno, e poi si tireranno le somme o le sottrazioni, e così l'anno successivo, senza malattia, sempre con divertimento. Esatto. Poi anche quando i picchetti saltano il sabato, o si stracciano o si torna a fare una giocatina, io le chiamo le giocatine quelle stupide, perché poi quando il sabato perde il picchetto, in genere non è che recuperi la domenica, in genere poi escono i risultati più astrusi, tipo, che ne so, dovesse succedere Cesena e fa saltare tutti i picchetti d'Italia. Ecco, questo è un po' è quello dire. Che altrimenti che io dico, e non vi accanite per andare assolutamente. Poi magari pensate, se invece siete arrivate alla partita del lunedì sera, qualora c'è bisogno di andarsi a coprire, ve lo consiglio, perché comunque, fatti i conti di quello che potreste incassare, comunque andate comunque a portare, scusate la ripetizione, a portare nella cassa di questo tesoretto comunque un buon risultato. Altrimenti fate la fine mia e di Moro, che alla fine usciamo da qui, giochiamo tutti i nostri averi e alla fine torniamo sempre a casa col barile a mani vuote, ecco. Quindi, portieri imbattuti, David, per chiudere quest'angolo delle scommesse. Le milanesi torneranno a casa rete inviolati. Quindi Handanovic e Diego Lopez, segnate questi due nomi. Il Milan sono meno convinto oggettivamente, però diciamo che anche perché ha giocato il gol di Cicarini. È vero, non l'ho giocato, l'ho detto che poteva essere un gol di frustrazione tra i papabili gol, dai. però secondo me oggettivamente dobbiamo poi essere, secondo me le milanesi hanno molta più probabilità di tutte le altre squadre di Serie A di non prendere gol. Ok, quindi chiudiamo, Maxi, questo spazio dedicato, ampio spazio dedicato all'angolo consueto delle scommesse di Cosmo, anche perché comunque potete poi trovare tutto sulla pagina ufficiale di Club de Football e poi sulla pagina di Radio Roma Futura e sulla pagina del profilo Roma Futura, che su Facebook, ma anche su Twitter, su tutti i social network, ovviamente non in Instagram, però Instagram lo sta facendo. Ad aprire il nostro Davide Di Carlo. Per chiudere, Premier League al veleno, ragazzi, Premier League al veleno, perché praticamente andiamo
a vedere che Mourinho dice Manchester City con Boni ha regole diverse, arbitri contro il Chelsea. Il tecnico dei Blues lancia una doppia stoccata. La scorsa settimana sono rimasti in silenzio perché rischiavo di mettermi nei guai. I risultati risentono delle decisioni dei direttori di gara. Sul mercato dei rivali possono giocare sempre in 11. José Mourinho prova a far rumore per allontanare quello dei nemici, che sono due, gli arbitri del Man City. Così il tecnico del Chelsea, in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sulla squadra dei Pellegrini, rompe il silenzio cominciato la scorsa settimana e lancia frecciate. L'acquisto di Boni per 35 milioni di euro da parte del City suscita la reazione stizzita di Mourinho, che tira in ballo le restrizioni UEFA per le violazioni del fair play finanziario. Boni è un buon attaccante, certo, loro hanno anche Dzeko, Jovetic e Agüero. Se il City ha i soldi e nessun problema di fair play finanziario, ben fatto, ma possono giocare sempre in 11, a meno che le regole siano diverse per loro, e sembra che lo siano in certe cose. Sapete a cosa mi riferisco. Poi l'attacco ai direttori di gara. Adesso parlo perché ho maggior controllo su me stesso, mentre una settimana fa non ero così e avrei fino a mettermi in guai più grossi, per cui ora posso sorridere e controllare le mie parole. Non siamo contro gli arbitri, comprendiamo che il loro lavoro non è facile, ma la realtà è che tutte le decisioni vanno contro di noi, i risultati ne risentono, ma lontano, molto lontano da noi, la volontà di mettere in dubbio l'onestà delle persone. Questo, ragazzi, era Mourinho. Ci va giù pesante, come ci va giù pesante è il professor Van Gaal. Man United, Van Gaal attacca, Falcao deve dimostrare sul campo. Secondo il Mirror, i Red Devils avrebbero 150 milioni pronti per Hummel, Strootman e Clini, Belic e Kreiser dell'Arsenal. Pellegrini dichiara incedibile Jovetic, Defoe, come ci ha detto il Pampa, invece va al Sunderland. Quindi grandi polemiche, il Mirror chiama Luis Van Gaal e risponde. Il tabloide inglese spara la notizia di un vertice previsto per oggi, in cui l'allenatore olandese e i dirigenti dello United dovrebbero stabilire come utilizzare un tesoro di 150 milioni di sterline per rinforzare la squadra a gennaio. Immediatamente ecco la replica di Luis Van Gaal nella cronica conferenza stampa il venerdì: non penso che saremo molto attivi in questa finestra di mercato, non ci sono giocatori di livello importante disponibili, ma la cosa più importante è la bordata riservata a Radamel Falcao, deve ancora dimostrare il suo lavoro, non è importante essere valutati 95 o 5 milioni, conta quello che si fa. Secondo il Mirror, il tesoro di 150 milioni di sterline dovrebbe essere utilizzato per acquistare il difensore Hummels dal Borussia Dortmund, il romanista Strootman e il difensore Clini dal Southampton, mentre quanto riguarda l'Arsenal invece si punta molto sui giovani. Allora, secondo voi sta stoccata di Van Gaal porta qualche defezione del colombiano? Poi alla fine? Secondo me non cambia niente, è solo un modo per spronarlo, per me rimane dove sta. Sì, sì, assolutamente. Poi sono altri al momento i pensieri del Manchester. Secondo me invece cambia squadra a fine anno. Va via là, eh? Sì, sì. No, non c'è resta. In Inghilterra non sono farfalloni come in Italia. In Inghilterra quando si prende posizione si porta avanti. Maxi, perdonami perché vai. C'è una notizia incredibile vai. Di serata proprio e Totti al Milan. La riporta, ecco. La riporta un nostro amico, ovvero io prendo anche spunto da lui, Gianluca Di Marzio, noi salutiamo di Radio Roma Futura, ecco. grande amico di Radio Roma Futura, cioè. Niente, il Cagliari sta sognando Alberto Giardino, ma insomma noi vogliamo stare subito sul pezzo, sulla notizia, quindi sembrerebbe che sia quasi fatta, ovvero dopo l'addio di Diamanti dal Guangzhou, perché ormai è così, è anche imminente l'addio di Giardino dal Guangzhou, quindi tutti via dalla Cina e tutti tornano a casa. Si torna tutti in Italia e Giardino sponda al Cagliari, quindi vedremo a questo punto Zola sorridente già le prime foto, vedremo fino a che punto il signor Giardino possa appunto poi avere l'accordo con il Cagliari. Maxi, vabbè, ma insomma ragazzi, ma pure ancora Giardino che ritorna al Cagliari, cioè veramente è veramente un campionato squallido, cose, lasciamo perdere, dai. Ormai veramente perdere. Stanno ridendo tutti qua, perché dalle altre parti ormai hanno contratti milionari per poi venire qua, insomma, a divertirsi gli ultimi anni. Va bene ragazzi, diciamo che chiudiamo qui, c'è solo un piccolo cambiamento per i fantacalcisti, proprio dalle 23:31, cambiamento è che esce dalla formazione della Gazzetta Keita della Lazio e c'entra Onazi, mentre esce
dalla formazione della Sampdoria Okaka e entra Berghessio. Questa delle 23:35. Questa è una novità importante che potrebbe portare degli sviluppi importanti. Esattamente. Vedi? Dice di no di Cosmo. Già Berghessio.